settimo tramonto serio. L'autrice si presenta. È stato professore ordinario di storia della filosofia all'Università di Catania. Presidente della Società Filosofica Italiana, ha pubblicato volumi sulla storia filosofica scientifica italiana, europea e polacca. Ricercatore di misticismo e esoterismo, diamo il benvenuto a Francesco Coniglione. Grazie, buonasera a tutti. È un piacere, Francesco, hai un, come dire, un curriculum filosofico notevole, devo dire. Direi anche variegato, infatti. Cioè non mi sono occupato soltanto di una cosa, ma ho cercato di coniugare da un lato quello che è l'interesse per il pensiero scientifico con quello che è anche la mia curiosità per ciò che sta al di là del pensiero scientifico, che si potrebbe chiamare anche l'altra faccia del pensiero scientifico, cioè tutto ciò che il pensiero scientifico, in quanto logos razionale, nega e rigetta come qualcosa di estraneo a sé. E io mi sono posto il problema sempre: ma com'è possibile che persone che sono perfettamente a loro agio praticando il pensiero scientifico, matematici, fisici, scienziati, come anche filosofi, possono poi avere, possiamo dire, un lato crepuscolare o oscuro che rappresenta quasi la sua seconda faccia, per cui sono interessati ai lati esoterici dell'esistenza, alla religione, al misticismo, a ciò che sfugge alla presa della razionalità. E così ho cominciato a interessarmi un po' di esoterismo. Mi sono sempre interessato di misticismo, i primi articoli che ho scritto sul misticismo risalgono già parecchio tempo fa e analizzavano proprio il misticismo in Wittgenstein e in Russell, che sembrano due autori, Russell specialmente, che col misticismo non abbia nulla a che fare, invece a che fare. E poi da questo interesse sono portato via via a allargare l'interesse per estenderlo a tutto ciò che confina con quella che è la dimensione della sacralità della vita e dell'universo. E questo mi ha portato ovviamente anche ad analizzare un pensiero e un auto e un, diciamo, un personaggio come San Francesco d'Assisi, che sembra essere assai lontano sia dalla cultura, perché lui è sempre si è reclamato come indotto, un uomo privo di lettere, sia anche da quello che è stato il misticismo classico, perché noi di Francesco d'Assisi non abbiamo nessuno scritto come di altri mistici che parla della sua visione mistica della realtà. Abbiamo invece delle testimonianze che ci provengono dagli scritti che lui ha lasciato, dai pochi scritti che ha lasciato, pochi non sono, però sono degli scritti che sono estremamente stringati, e invece le molte leggende che ci parlano di lui. E allora io, nel cercare di studiare un po' il pensiero e la figura di San Francesco, ho individuato tre nuclei tematici. E innanzitutto il rapporto tra Francesco e il mondo degli uomini. Scusami, Francesco, oggi ci parli di un libro in particolare. Sì. Ok, che si intitola L'uomo venuto da un altro mondo, appunto Francesco d'Assisi. Esatto. E mostrami il libro, così. Poniamo un punto fermo, eccolo qui, un po', perfetto, eccolo qui, ok, siamo tutti orecchie. Ecco, in questo libro io appunto, è un libro abbastanza denso, sono oltre 400 pagine, e in questo libro io svolgo, diciamo, si articola in tre parti, no? Francesco e il mondo degli uomini, Francesco e il mondo della natura, Francesco e il mondo dello spirito. Che cos'è, perché questa articolazione? Perché mi sembra che questi siano i tre poli intorno a cui si svolge la missione,
pensiero di Francesco, no? Francesco è il mondo degli uomini, nel senso che lui ha l'interesse per il mondo e la società del suo tempo, e in particolarmente per la dimensione della miseria umana, della povertà. Comincia Francesco la sua vita con un atto simbolico, la spoliazione, no? Cioè il momento in cui lui si spoglia davanti al vescovo di Assisi e dà i propri abiti al padre, che non è semplicemente un gesto, diciamo, di rinuncia alla ricchezza, ma è anche una scelta della povertà che non è soltanto la povertà dai soldi, ma è la povertà anche intesa come impotenza, come dismissione di ogni tipo di potere sugli uomini, perché essere poveri allora significava anche questo, essere ai margini, essere privi di potere, essere subordinati. E quindi questa scelta per Francesco aveva il significato dello spossessarsi, che anche era un modo per poter avere poi la possibilità di riempirsi di nuovi contenuti, cioè l'automortificazione di sé e il vincere se stessi, cioè vincere quelle che sono le pulsioni più umane, ad esempio il ribrezzo verso i lebbrosi, verso la sporcizia, verso la povertà, verso tutto ciò che rende l'uomo naturalmente restio, no? È un modo per poter vincere se stessi, superare quelli che sono gli egoismi e i limiti della propria umanità, e quindi anche di intraprendere un cammino di perfezionamento spirituale che è lungo tutta la vita che Francesco riesce a portare avanti. E poi c'è questa spoliazione che non è soltanto una spoliazione degli abiti fisici, ma anche una spoliazione degli abiti mentali. Cioè bisogna anche diventare povere, spesso si dice Francesco un ignorante, ma l'ignoranza di Francesco, la sua diffidenza nei confronti dei libri, è la diffidenza verso tutto ciò che orna la mente in maniera inutile e ci rende possibile la hubris nei confronti degli altri. Mentre noi ci dobbiamo spogliare anche di questa hubris della cultura, della sapienza, perché soltanto spogliandoci di questa hubris noi possiamo essere pieni di qualcosa d'altro, nel caso suo pieni della potenza e della presenza di Dio. Ecco perché lui era molto attento a dire di essere simplex et idiota, lui diceva, sono simplex et idiota, e Dio mi ha scelto non perché sono migliore degli altri, ma perché sono l'ultimo, perché sono il più semplice, il più povero, il più miserabile di tutti gli altri. E questo qui evidentemente è una scelta difficile, una scelta che affascina i primi suoi fratelli che lo seguono, è una scelta poi che risulta estremamente difficile da praticare quando la fraternità iniziale diventa una comunità di decine, di centinaia e migliaia di persone, per cui nasce una tensione all'interno della comunità iniziale e della comunità francescana tra la presenza del carisma di Francesco, che motivava e animava i suoi primi discepoli, e quelle che sono le esigenze istituzionali di governare una comunità. Ecco, nascono quindi le tensioni tra Francesco e i suoi discepoli e invece i francescani che si erano uniti a lui, che venivano per esempio dalle regioni del nord Italia, dalla Francia, dalla Germania, che non potevano accettare una posizione come quella di Francesco, che consisteva semplicemente nel dire dobbiamo rispettare solo il Vangelo, la nostra regola è il Vangelo, e quindi volevano necessariamente imporre a Francesco la istituzionalizzazione della primitiva fraternità. E qua c'è tutta una processo di progressiva istituzionalizzazione, per cui si passa dalla prima comunità francescana o fratellanza, che comprende tutti, poveri e ricchi, laici e chierici, gli analfabeti e uomini dotti, va bene, senza preclusione per ciascuno, fino a quando poi si arriva alla istituzionalizzazione, per cui la comunità può ammettere soltanto i chierici, cioè coloro che sono sacerdoti, e non ammette più i laici. E questo qui è uno scontro che avviene all'interno della comunità, in cui che poi si focalizzerà intorno alla distinzione tra i radicali o gli spirituali e quelle che sono i conventuali o quelli che rappresentano la comunità. E questo qui, diciamo, è il problema che dovette risolvere San Bonaventura, no? San Bonaventura, ad un certo punto, decide che c'è una differenza tra la scelta personale
del singolo e la vita comunitaria. Per cui la vita comunitaria è, necessita di regole che invece la scelta personale può non avere, cioè ognuno è libero, come diceva San Angelo, di percorrere il proprio itinerario spirituale, ma la comunità ha bisogno di istituzioni. E così San Bonaventura fa una scelta estremamente difficile, cioè quella di distruggere tutte le precedenti vite che esistevano di Francesco, di farle bruciare, uno dei famosi roghi della storia, di fare bruciare e distruggere tutte le leggende esistenti di Francesco per rendere ufficiale la propria leggenda Maior, no? Che diventa l'unica ufficiale che governa l'ordine francescano fino alla fine dell'Ottocento, quando vengono riscoperte le leggende che scritte da altri discepoli e fratelli francescani, che ci danno un quadro completamente diverso della figura di Francesco, che invece era diventata quasi un'iconografia di un santino nell'immagine nella presentazione di Bonaventura. Poi c'è il secondo tema, Francesco e il mondo della natura, cioè è quello che forse il tema più oggi conosciuto, il famoso Cantico delle creature, Fratello Sole e Sorella Luna, quello che ha ispirato il Papa attuale Francesco a fare la sua enciclica Laudato Si. Ebbene, qua c'è veramente un passaggio notevole, una svolta, perché noi passiamo da una concezione della natura come era stata finora concepita, come la natura dominata, no? La natura che doveva essere padroneggiata dall'uomo, che doveva essere quindi sfruttata dall'uomo, va bene? E che doveva essere, e che era vista fondamentalmente in maniera ambigua, cioè come occasione di peccato da cui bisognava rifuggire, per cui la vita ideale era la vita del monaco che si rifugiava dentro il convento e quindi si metteva al riparo dai peccati del mondo. Ecco, era l'idea del contemptus mundi, no? Del disprezzo del mondo, ma era anche l'idea del disprezzo del corpo. Ebbene, Francesco da questo punto di vista rompe radicalmente con la precedente, con questa visione. Perché? Perché innanzitutto non c'è la fuga dal mondo. Francesco non vuole rinchiudere i propri francescani e i propri fratelli all'interno di un convento. Quando Madonna Povertà, in una delle leggende, va bene, va a visitare il convento dei francescani e poi dopo aver cenato, dopo essere riposata, domanda ai francescani di mostrare il loro chiostro. Questi la portano sulla cima di una collina e dicono: ecco, tutto quello che lei vede è il nostro chiostro, cioè il mondo è il nostro convento. Noi non ci rinchiudiamo nelle mura di nessun convento, noi andiamo tra la gente, va bene? E quindi la prima idea, l'uomo deve, cioè il frate deve stare fra la gente, deve parlare con la gente. E poi il corpo è fratello corpo, non è semplicemente l'occasione del peccato, ma è il corpo è là dove Dio si è incarnato e quindi è santificato da questa presenza. Per cui lui rivaluta il corpo, lui era contro le punizioni corporali, lui era contro il cilicio, era contro le penitenze, non costringeva nessuno a fare queste cose, come invece era normale fare in quel periodo. E poi, infine, passiamo al terzo argomento, cioè il mondo dello spirito, e qua c'è il problema del misticismo di Francesco, che è un misticismo molto diverso dai misticismi che si hanno. Cioè il suo misticismo non è il misticismo speculativo. Alcuni criticano Francesco appunto per il fatto di essere povero nel suo misticismo. Ma Francesco capisce una cosa molto importante, che c'è un modo diverso di rapportarsi nei confronti del vero, che non è soltanto il modo intellettuale della ragione, ma è il modo che viene dall'affetto del cuore. Cioè il misticismo di Francesco è quello che poi sarà chiamato il misticismo del cuore. Va bene? E quindi è un misticismo che si esprime attraverso questo sentimento che ci porta a perfezionare noi stessi, ad elevarsi verso Dio, ma che è un misticismo che soprattutto si concreta nell'esempio di una vita vissuta. Il misticismo è la concretezza della vita vissuta, è un misticismo che viene riportato sulla terra, non è un misticismo che fa rinchiudere di nuovo il singolo nella contemplazione isolata dell'assoluto o di Dio, è un misticismo pratico, concreto, che sta tra gli uomini. E questo qui è un grande insegnamento da parte di Francesco. Per cui noi possiamo domandarci ora qual è l'eredità di Francesco, che poi questo qui viene esposto nel libro articolatamente, no? Cioè innanzitutto Francesco ci dice che quelle che
non vuole creare dottrine o non vuole fare disquisizioni che siano in grado di separare il vero dal falso, come facevano ad esempio i confratelli domenicani, no? Ma vuole soprattutto una pratica di vita, propone un modello da imitare, un esempio silenzioso di come è possibile comportarsi, seguendo valori che sono più elevati rispetto a quelli imperanti, ad esempio i valori mercantili della società del suo tempo, no? Della mercatura, delle nuove classi che si arricchivano col commercio, della classe a cui lui apparteneva, era il padre che era commerciante. E quindi l'esigenza, quello che dicevo, di concretezza. Francesco non parla di povertà, ma parla dei poveri, non di fraternità, ma di fratelli concreti. Cioè ci sono i rapporti che Francesco intesse con le persone, sono diretti, immediati, con cose e oggetti, con persone ed animali, no? Non con i pensieri o con le entità astratte. Non siamo all'umanità, ma siamo all'uomo concreto. Questo o quell'uomo che ci si presenta davanti, che ha i suoi bisogni, i suoi problemi. E poi c'è questo messaggio, che così si traduce nel messaggio dell'amore, che si declina in tutte le sue forme, come prassi operosa, sporcandosi cioè le mani. Non la giustizia vuole Francesco, perché la giustizia è sempre scivolosa, può essere soggetta a interpretazione, ma l'amore che è gratuito, che dà e non richiede null'altro, che presuppone la libertà di essere accolto. Onde il concetto di libertà è centrale nella concezione di Francesco. Anima tutta la sua vita, anche la, sua anche la scelta dell'obbedienza è una scelta di libertà, perché la scegliamo liberamente e perché è una scelta che noi facciamo come uno strumento per mortificare noi stessi allo scopo di un perfezionamento interiore. E lui stesso è un uomo libero da tutti e da tutto. È condizionato non da autorità, ma dal Vangelo. Per cui molte volte lui dice ai suoi fratelli, quando i fratelli gli domandano dei consigli, dice di scegliere secondo la loro coscienza, senza il bisogno che ci sia un'autorità che glielo dica cosa fare. Vabbè, dice a fratello Leone che gli domanda come mi devo comportare in questo caso. Comportati come ti dice la tua coscienza, gli risponde Francesco. Non aspettarti che sia io a dirti come ti devo comportare. E poi anche questo qui, va bene, indica un concetto molto fondamentale, cioè il carattere democratico, paritario, improntato all'egalitarismo e alla reciprocità che Francesco vuole dare alla sua comunità. Digetta le tradizionali gerarchie, sia all'esterno della società, sia all'interno della fraternità. Ad esempio, lui quando va a Roma per domandare la prima autorizzazione a Papa Innocenzo III, si sceglie durante il viaggio chi deve essere il capo. Non c'è un capo disegnato, lo devono scegliere loro. E quando, va bene, è detta la regola per gli eremi, va bene, per i fratelli che vogliono andare in eremitaggio, lui prescrive la regola della rotazione, no? La regola della rotazione che significa che c'è chi lavora e quindi prepara tutto ciò che è necessario per la vita dei fratelli e c'è chi prega, ma poi questo qui non è che deve essere canonizzato, poi ci deve essere il ricambio. Ci deve essere la rotazione, per cui ciascuno deve assumere un compito di sempre nuovo. E quindi il carattere non autoritario della fraternità. Va bene? Cioè, quindi, improntata al pluralismo, alla solidarietà empatica, che sono alla base non solo della fraternità, ma anche della convivenza dell'uomo. E poi, se non l'altro aspetto, questo può essere vissuto e realizzato in una dimensione universale, cioè tale da non escludere nessuno. Ecco, questo universalismo da Francesco è praticato, non nel senso limitato della religione cattolica come ne ho predicato prima, ma è praticato nel senso di comprendere in esso tutti, anche gli infedeli. Francesco va a parlare col sultano per evitare e per cercare di mettere pace alla guerra, alla quinta crociata e all'assedio di Damietta. E il sultano allora era il male assoluto, c'era ciò che di peggio non poteva esserci al mondo, eppure lui va a parlare. E come gli va a parlare? Non dicendogli tu sei un disgraziato, sei un delinquente, sei un malvagio, devi smettere. No, gli va a parlare proponendo quella che era la sua fede e parlando del suo messaggio, senza insultare, senza dire che Maometto è un infedele, senza dire che Maometto è un rinnegato. E quindi da questo punto di vista il sultano accoglie questo atteggiamento, non si converte ovviamente, ma accoglie e apprezza questo atteggiamento di Francesco. Non riesce lui a ottenere la pace perché c'è il legato papale che si oppone a fare la pace con
il sultano, mentre i capitani delle truppe cristiane erano quasi d'accordo a fare pace. E infine, ultima cosa, la visione comunitaria della salvezza. Non ci si salva da soli. Il modello non è il singolo uomo o il singolo monaco che si rinchiude nella propria cella, ma vi è sempre una visione razionale in cui nessuno possiede il modello esclusivo della salvezza. Ecco, Francesco ci indica, secondo me, per andare alla sintesi, ci indica una via iniziatica di perfezionamento spirituale che può essere seguita da ogni uomo, va bene? Ciascuno con i propri mezzi e con le proprie possibilità, perché lui non vuole imporre niente a nessuno. Ci sono coloro che possono fare questo, ma l'importante è che ci sia un faro, una luce in fondo al tunnel che ci indichi la strada, e ciascuno deve essere consapevole che deve fare un passo verso quella luce, che non si deve acquietare di quello che ha, deve perfezionare se stesso, deve fare un qualcosa oggi che sia più di quello che è stato fatto ieri, deve aggiungere alla sua interiorità un terza che sia aggiuntivo rispetto a quello che è stato sempre. Ecco, Francesco da questo punto di vista dà un messaggio che è veramente universale, perché non si rivolge soltanto al cristiano, non si rivolge soltanto al cattolico, ma si rivolge a ogni individuo, a ogni essere umano che voglia iniziare un cammino di perfezionamento all'interno di qualunque confessione, all'interno di qualunque pratica di perfezionamento spirituale che può esistere al mondo. E quindi da questo punto di vista esso rappresenta un modello di ecumenismo e di pluralismo che soltanto oggi comincia ad essere apprezzato, quando ad esempio Papa Francesco dice che fa l'esempio del bellissimo tappeto fatto di moltissimi fili, ognuno di questi fili ha un colore diverso. Ebbene, questi fili e questi colori rappresentano tutte le varie confessioni religiose, tutte le varie forme di spiritualità, per cui la bellezza del tappeto non consiste nell'essere fatto soltanto con un filo di un unico colore, ma essere appunto nella pluralità e nello splendore di tutte le possibili colorazioni umane. Ecco, questo mi pare che sia il senso più forte e più autentico della missione di Francesco. Benissimo, Francesco, appunto. E complimenti, perché hai, come dire, sviscerato la figura in questo tuo volume, la figura appunto di Francesco d'Assisi, in maniera molto, ma molto approfondita e soprattutto interessante. Una figura che a mio avviso è stata un po' rivoluzionaria, se vogliamo, no? Proprio per le caratteristiche che menzionavi, no? Io l'accomuno un po' a quello che è stato un po' il messaggio del Cristo, cioè lo vedo un po' come un porto che aveva, della missione che aveva appunto intrapreso Cristo incarnazione. Una casa, Francesco viene soprannominato Alter Christus. No, sì. Le stimmate che Francesco ebbe è stato il primo caso nella storia di stimmate, e nessun altro caso si ebbe successivamente, se non il padre Pio di Pietralcina. Difatti a lungo venne detto essere un impostore, perché sembrava quasi impossibile che una persona potesse mettersi a imitare San Francesco, no? Anche questo qui. Sì. Allora, quindi ricordiamo, se volete, chiunque insomma ci sta ascoltando, chi vuole, volesse entrare in questo mondo fantastico, se vogliamo, di Francesco d'Assisi, consigliamo appunto il libro di Francesco Coniglione, L'uomo venuto da un altro mondo, pubblicato dalla Tiferet Editore. Quindi è possibile. Buon anno, editore. Buon anno, editore. Lo stesso gruppo, in realtà. Sì, altra sigla, però. Ok, me ne voglia Mauro Bonanno. Buon anno nei portali appunto del gruppo Bonanno e in tutti gli store online. Mi raccomando, cercate il libro. Ciao Francesco. Grazie, buonasera a tutti e ciao per te.